E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo del film Napoleon e come potete vedere dalla mia faccia non sono per niente felice di farlo. Trama. Allora, adesso io vi spiego un po' di cosette. Per chi non mi conosce, io adoro la storia, ma allo stesso tempo adoro i film. Quindi se c'è un film che non è storicamente accurato, io comunque me ne sbatto. Cioè, se è un bel film, poi chi se ne frega. Però, se le due cose si intersecano, tipo film di merda e non storicamente accurato, mi rode particolarmente il culo. Napoleone inizia con l'assedio di Tolone, ok? L'assedio di Tolone viene fatto quando Napoleone ha circa 20 anni. E tu, che me lo dici, che c'ha 20 anni e che è la sua prima, tecnicamente, battaglia da generale, me lo fai fare comunque a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, che ce ne ha 50 e che ce ne ha 50 portati male, che si caga sotto perché è la sua prima battaglia e si comporta come un bambino. È orribile. Questo è quello che penso. Ora, esaminiamo bene la cosa. Perché questo film è una cagata colossale? Perché il nostro amichetto Ridley Scott ci ha già dato una prova del fatto che può sbattersene della storia, ma fare comunque un bel film romanzato bene. Il Gladiatore. E non capisco perché cazzo abbia fatto questo film. Cioè, se dovessi guardare il film da un occhio, cioè non capisco per chi sia questo film. Penso per se stesso. Cioè, è piaciuto solo a lui. Perché ora mi metto nei meandri del pubblico. C'è a chi piace la storia e a chi non piace la storia. No? Cioè, io, se vado lì, la posso vedere in un modo, se ci va un'altra persona a cui non piace la storia, la può vedere in un altro. Ora, per chi piace la storia, ci saranno solo bestemmie, perché è tutto una merda, totalmente sfanculato da un personaggio preso per il culo e basta, pieno di cose del cazzo tipo bombardamenti sulle piramidi, ok, è stato già detto, ma quello che non è stato mai detto, da quello che ho visto, che mi ha fatto veramente ridere a me, è il cazzo di moschetto dei inizi 1800, ok, nella battaglia di Waterloo, con l'ottica di un cecchino moderno sopra, che dice, che faccio? Sparo? E ha nel mirino Napoleone sulla tenda, a tipo, non lo so, un chilometro. Va bene. E questa è la parte storica che mi dice, ok, vabbè, fa ride, è trash magari, però è divertente, no? No. Perché se non sai la storia di questo film, non capisci un cazzo. Perché sono tutte scene sconnesse tra di loro, che ti raccontano quello che cazzo vuole lui. E a livello storico di Napoleone non ci capisci una sega, perché molte volte, e con molte volte intendo molte volte durante il film, ci sono una marea di salti in avanti nel tempo che ti dice tipo, oh, 1797 questo è successo a sta battaglia, 1803 è successo a sta battaglia qui, e te fanno vedere lui che combatte. Ma come ci sono arrivati a sta cazzo di battaglia? Ma, cioè, voglio dire, ma vuoi spiegarlo? Non capisco, cioè non c'è un minimo di senso sta roba. E fa così un botto di volte, eh. Quindi tu stai lì e fai tipo, ah beh, succede tutto questo, quest'altro. Poi, scena dopo, 5 anni dopo, Putiferio. Ok? Cioè, se tu non hai studiato Napoleone, un minimo, non capisci un cazzo. Un cazzo. Nemmeno te dice quando ci stanno le dichiarazioni di guerra. Cioè, nemmeno te lo dice stiamo in guerra con. No, battaglia con X.
Battaglia X di quella cosa. Di quale guerra? Che è successo? Prima era tutto bello, tutto normale. E niente. Così, vabbè. E poi vabbè, lui che viene preso per il culo in un modo assurdo, però vabbè, lo dirò nei personaggi. Trama 2, vaffanculo. Personaggi, lui e Giuseppina, basta, non ci stanno altri personaggi. Allora, il nostro amichetto Ridley Scott ha proprio dichiarato che lui ha letto la storia di Napoleone, probabilmente mentre cagava, era mezzo addormentato, e ha fatto tipo, ma secondo me lui ha conquistato mezza Europa per il suo amore per Giuseppina. No. No. Cioè, da dove cazzo te viene st'idea? Mo perché ha scritto in punto de morte e gli inviava qualche lettera che gli piaceva il puzzo della sua haifa? Non... Che cazzo c'entra? Cioè, comunque lui c'aveva il sogno da prima di sposare Giuseppina. Anzi, Giuseppina l'ha sposata apposta per sto sogno. Tutto il tempo in cui viene messo che... No, io non sono niente senza di te. Io ho conquistato mezza Europa, però, a dir la verità, voglio solo conquistare il tuo cuore. Tutte queste cose qua. Ma che cazzo dici? Ma vaffanculo. Ma che è sta stronzata? Napoleone era un figlio di puttana che non gli fotteva una sega. Se l'è sposata apposta perché ci aveva bisogno di, diciamo, di giustificare il fatto che lui era un nobile corso, che dei nobili corsi ovviamente in Francia gliene fotteva un cazzo e dicevano che non era nemmeno nobile. Quindi si è sposata, si è sposato una nobile così da poter rafforzare quel legame, ma appena quella lì non gli ha potuto dare dei figli, l'ha mandata a fanculo. E ok, sì, magari c'aveva ancora un po' d'affetto verso sta persona, ma totalmente lontano dal dire che ha conquistato mezza Europa per lei. Ma che cazzo c'entra? E non fraintendetemi, io odio Napoleone, io odio, mi ha fatto ridere alcune cose di questa roba, vederlo così. Però perlomeno allora di, guarda, ho fatto sto film perché mi sta sul cazzo Napoleone e volevo piallo per culo. Applausi da parte mia, perché a me sta sul cazzo. Perché molte volte viene riconosciuto come chissà che conquistatore, paragonato a Giulio Cesare o Alessandro Magno, ma non c'entra un cazzo con questi due. Cioè, è veramente uno sfigato in confronto. Lui era un grandissimo generale, ma di conquistatore... Non vogliamo... Cioè, a grandi linee, se guardiamolo insieme, è vero che magari ha vinto battaglie su battaglie su battaglie, ma conquistatore vuol dire che conquisti. Che prendi territori. E di territori non è che ne ha presi così tanti in confronto a quegli grandi eroi del passato, eh? Cioè, magari me lo potresti assimilare a Carlo Magno, che è un altro sopravvalutatone della storia, però non di certo a uno che ha preso, che cazzo ne so, veramente il 3-4% del mondo, che cazzo era. Comunque, quello che voglio dire è che viene estremamente preso per il culo, un po' troppo, e soprattutto giustificandolo con un'idea che non ha senso. Cioè, lui si è fatto sti film, Ridley Scott, e basta, ci ha fatto appunto un film sopra di quello che lui si è immaginato che succedesse tra Giuseppina e Napoleone, e basta. Personaggi assolutamente due, ovvio. Obiettivo era, secondo me, fare un secondo Gladiatore con un personaggio storico X che tutti quanti sarebbero andati a guardare al cinema e romanzarlo, secondo me, a modo suo, molto, in modo molto divertente, tutte queste cose qua. Beh, io non credo che possa dire che il suo obiettivo sia riuscito, assolutamente. Però, penso proprio che non c'è nessun però. Due voto finale, vaffanculo. Non guardate questo film, è una merda.